Lo scorso anno, come è noto, il servizio fitosanitario ha rilevato 41 ettari infestati da questa batteriosi molto preoccupante, e la prescrizione che è stata data è stata quella di distruggere in campo queste produzioni contaminate. Abbiamo operato come organizzazione interprofessionale d'intesa col servizio fitosanitario perché ai produttori colpiti dalla batteriosi fosse assicurato un indennizzo per ciò che hanno perso dal punto di vista economico, anche perché questa è la condizione perché tutti gli altri agricoltori, qualora si accorgano che ci sono sintomi di presenza della batteriosi, siano attivi nel denunciare la situazione e preservare ulteriori contaminazioni verso altri campi, verso altri produttori. Per quello che riguarda il 2018, previsioni sono difficili da fare, anzi è impossibile fare previsioni, bisogna vedere sul campo, però noi dobbiamo essere pronti a tutti gli scenari, da quello, diciamo così, di una assoluta assenza della batteriosi a quella invece di una presenza più diffusa della batteriosi, e dobbiamo essere pronti a minimizzare il danno, e bisogna essere pronti sullo scenario più preoccupante, quello più grave. Da questo punto di vista sono necessarie due condizioni. La prima è che tutti facciano ciò che va fatto, tutte le prescrizioni, le indicazioni e le raccomandazioni che dà il servizio fitosanitario regionale devono essere prese alla lettera. E la seconda è che ci sia fiducia da parte degli agricoltori sul fatto che, qualora vengano colpiti da questa batteriosi, non saranno lasciati da soli con il problema. Problema che si affronta con la distruzione in campo, e quindi con la perdita di reddito e di valore economico. Io ho sollecitato la Regione a garantire anche per il 2018, qualora vi fosse questa eventualità, un indennizzo, e l'assessore regionale si è impegnato in questo senso. Lei proponeva una cabina di regia. Sì, perché qui sono coinvolti gli agricoltori, le OP, gli industriali, i contoterzisti, i trasportatori, l'industria sementiera, i vivaisti, insomma una serie di soggetti, ed è bene che ci sia un luogo dove ci si possa parlare, raccordare sulla operatività assieme al servizio fitosanitario e assieme alla Regione.